Chiodone! Ma Lucia, bentornata! Ciao Carla! Ma ciao Francesco, grazie per prima! Eccoli qua! Lucia, bentornata! Che strano essere da quest'altra parte! È bellissimo! Ecco, anche le schedine applaudono, ma insomma, ce n'è. Sono lì tutte abbarbicate all'attore di Terra di Belle. Molto bene. Abbiamo visto, abbiamo visto. Che gusti bizzarri. Stefanino! Stefanino! Ciao! 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 Allora... A casa, benissimo. Ecco, allora, Maschi contro Femmine, commedia composta da 4 episodi che si intersecano tra di loro. Quali sono i temi di questi episodi? I temi di questo episodio, il tema principale è l'eterno conflitto tra uomini e donne. I maschi contro femmine vengono messi in luce i difetti degli uomini, che sono tantissimi. In Femmine contro maschi, che uscirà a febbraio, si mettono in luce i difetti delle donne, quindi è un cortometraggio praticamente. Sembra meno bene. No, sì. Allora, tu, il tuo episodio di cosa parla? Io sono Monica, sono una neomamma, le prese con la prima gravidanza. E questo è tuo marito? Sì, mio marito è Fabio De Luigi, allenatore di una squadra femminile di pallavolo. Dove trova delle simpaticone? Dove trova in particolar modo una simpaticona, che è Giorgia Burte. Esatto. Che appunto gli darà, diciamo, molto fastidio, e quindi Fabio mi tradirà. Insomma, il tema è... Il mio tema è tradimento. Nasce un figlio in una famiglia, tu ben sai, Carla, mi viene incontro. Due, non ne parliamo proprio. Allora, insomma, comincia a esserci... la priorità cominciano giustamente a essere priorità i figli diverse, ma il marito si sente un po' trascurato, il maschio passa in secondo piano. Poi c'è Crozza e c'è De Luigi. Crozza c'è nella vita. Esatto. Il marito di Carla lo faccio io, se permetti. Esatto. Però purtroppo non accorgendomi di avere una gnocca del genere in casa, io faccio il presidente della squadra di pallavolo e approfitto di una delle giocatrici e me la trastullo sul biliardo. In quel momento chi ti arriva? Lei. Eccola. E me massacra le botte, tu non sai quanto mena questa. Che bello. Bravissima. Avevi un po' di repressione anche... Mi è riuscito facilissimo, sì. Francesco. Devo dire che l'ho visto, ma ha guardato l'altra attrice che ha la metà dei miei anni, quindi è una donna di mezza d'età, lei, sì, non io, e mi ha detto, siete proprio uguali, sai che vi avevo scambiato a quel punto? Era inevitabile massacrarlo. Le bugie degli uomini. Senti, quelle... Lucia, ci siamo lasciati con un oroscopo meraviglioso fatto da Mauro. Era meraviglioso, non lo ricordo. Sul lavoro. Ma sei ancora single? Ma non ci batte chiodo, sì. Simona, qua non l'esatto dei tardi. Mauro? La trasgressione. Arriva questa trasgressione nella mia vita o no? Sicuramente. Lucia è toro e ascendente vergine. Sempre stata. Ti ricordi, osservando la carta del cielo dalla costellazione. La trasgressione. Comunque i successi raggiunti nel 2010 si moltiplicheranno di pur certo col trascorrere del 2011 e 2012. Ma non si batte sempre un chiodo o no? In amore troverà un uomo più grande di età rispetto alla sua e di prestigio nella primavera del 2011. E allora aspettiamo, dai! 6 mesi! Lì con solidi, sei mesi. Guarda, rispetto a tutto il tempo passato, capisci, esatto, cosa vuoi che siano 6 mesi? Alessandro? Buongiorno, mi piacerebbe rivivere insieme ai nostri ospiti. Buonasera. La loro prima volta, non perché sia un maniaco, ma proprio i loro primi passi nel mondo dello spettacolo. Quindi se sono d'accordo, rivediamo i primi momenti dei nostri ospiti nello showbiz. Assolutamente sì, siamo tutti d'accordo su questo, dai. Abbiamo un trio composto da Elena, da Lucia e da Alessandra, 18 e 20 anni. Piuttosto, sentite un po', dove andiamo a fare sta seduta spiritica? Allora, io ci avrei un'amica, una generica francese, si chiama Henriette.
Mi ha telefonato proprio ieri, vorrebbe lavorare, noi gli famo fa la maga. Ma gli Arriette? Beh. Arriette Bordello? Ma quello è troppo buono per fa la maga. Qua c'è una vecchia cosa. Oh no, è rimasta una macchia. Hai sbagliato di nuovo candeggio. Sei una cretina. Non accadrà più, nonna, lo giuro. Lo giuro un corno. Questa volta me la paghi, sta... Sì. No, c'è cioè un'anteprima. Né c'è il cinema, Maschi contro femmine esce questo venerdì. Che è 27? No, che è? Sì. Mamma mia. No. Niente, quasi gol del Catania. Quasi gol. Esce mercoledì, il 27. Il 27, scusa, ho fatto confusione, mazza. L'ideale per fare le promozioni. Quando esce questo film, Francesco Pellegrini? Mercoledì prossimo, Maschi contro femmine, grande Fausto Brizzi. Grazie Lucia. Ciao, amore mio. Grazie Francesco. Bellissima. A voi.